Siamo in live? Ma non è possibile. Ma so, comunque un bitrate di merda, 4006, ma che roba è? Cioè, proviamo, ma... Ma che cavolo, scusatemi, grazie Matteo a caso, grazie Marco, vi avevo ringraziato, ma non so se sia venuto in streaming. Proviamo ad andare avanti così, sperando che vada meglio il bitrate, ma anche a me sembra che non siamo più in delay, e anch'io mi vedo ad alta definizione adesso. Sentite, incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Sì, è un nuovo gioco, si chiama The Cat Lady, è un'avventura grafica di non so che anno, di non so chi, e dovrebbe essere un... Non è il gioco. Non è il gioco. La mia CPU è tipo non sta neanche funzionando, non sta neanche, non è neanche agli occhi aperti. Non è il gioco. Questo è un gioco di 100 anni fa che non pesa niente, non fa nulla. È la connessione, è il bitrate che non c'entra purtroppo niente con il... Io non sto, non, vedete, non ci sono problemi di frame rate. Sono problemi di trasmissione. Sono problemi di trasmissione. Io, in teoria, dovrebbe essere la mia connessione, ma non ha. Cioè, Cristo, la connessione va benissimo. Io vorrei veramente capire cosa sta succedendo ultimamente. Comunque sia. Fiducia nel fatto che terrà botta la faccenda, e grazie mille dell'hype train nonostante queste difficoltà. E il cambio di sincronia verticale. Ma sì, mi è successo, ma con altri giochi non riesco a capire la sincronia verticale con The Cat Lady. Ma perché non riesco a capire che cosa intendete con la sincronia verticale? Non è un parametro che posso sistemare in live? Ma il V-Sync è nel gioco, no? O è in OBS? È in OBS, c'è il V-Sync? Se non lo attivi, manda gli FPS al massimo. Ci guardo subito, grazie ragazzi, grazie. Grazie, 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 grazie. Scusate, sono ignorante e devo assolutamente capire. Qui non c'è. Direi. Potrebbero essere cose che non posso purtroppo editare in live. Ma qua non c'è niente che parli di V-Sync, ragazzi. Non c'è nell'output streaming, no, ho mai visto il V-Sync su OBS, non c'è nelle configurazioni video. Ma ragazzi, avete idea di che gioco? Ragazzi, è un gioco che è tipo campo minato come grafica, ma che V-Sync volete che abbia The Cat Lady? Qua non c'è niente, ragazzi, ma non avete capito di che roba stiamo parlando, queste sono tutte le opzioni. Però non siamo molto indifferita. Non siamo quasi per niente indifferita. Cioè, è una roba... Non è Formula 1, capito? Cioè, è una cosa che girava con un 486. È tipo una visual novel. Non preoccupatevi. Andiamo. Nuova partita. Gioco del 2012, creato da Remigius Michalxi. Horror psicologico, a quanto pare. Ok. Bene. Il bitrate è diventato verde. E sono a 5999. Qualcosa si è sbloccato nella mia connessione, nel boh. Non lo so. Da qui in poi non dovremmo effettivamente avere più problemi. Vi ringrazio moltissimo per essere connessi. E ho buone aspettative da questo gioco. Vado in nuova partita. My name is Susan Ashworth. Okay. Susan? I live alone in this old two-bedroom flat. I rarely go outside. Okay, quindi è la gattara, è lei. Vedo già una miccia. Peso. Some would say it's a lonely life, and I guess that's true. But I don't like people's company. Not lately, anyway. Ay, 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 ay. I only trust my cats these days, and I will miss them dearly. E mi mancheranno. They will understand, like they always have.
teacup stays with me till the end. Teacup, la miccia. He watches me as if he knew. Sta per partire? Non credo, è una solitaria, forse si vuole suicidare. Because earlier tonight I swallowed a whole bunch of pills. Ma che carina sta gattina. They're legal, of course. Questo gattino. Prescribed Immagino. By my doctor for my sleeping problems. Insomma, ha tentato di farla finita, but Susan. Now the room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Miccia reale è arrivata sulla mia gamba improvvisamente facendomi letteralmente cagare addosso. L'occhio del gatto. Pesa. I feel calm. Falena. I'm ready for it. I've only got one thing to say now. Goodbye. Thanks for nothing. Thanks for nothing. Goodbye. Peso. Io da quello che ho capito non è un gioco purtroppo che posso controllare con il controller, perché non me lo prendeva prima neanche nello schermo delle opzioni. Chapter 1, scommetto. Primo capitolo. La casa nel bosco. Harvester Games presents. La grafica è coraggiosa. Ok, sono le frecce per camminare. Ovviamente torniamo subito indietro. Metti che c'è una monetina e andiamo a destra. La grafica spinge. Lei sarà Susan? Nel passato? Forse sì. Campo di grano? E non sappiamo se è morta, però. Forse è nel. Potrebbe, il gioco potrebbe essere ambientato nel delirio pre-morte, magari non muore, magari le scelte che faremo in game decideranno del vivremo oppure no. Una cosa del genere. Ok, in su per aprire. Ma il lettering, il non si leggono le scritte. Ok. Esamina. È proprio un'avventura grafica old school. Mi sento stranamente attratta da questo posto. Devo trovare un modo di aprire questo lucchetto ed entrare. Ora, prima di aprire. Peso. Forse era meglio aprire. Ah, ma tanto sicuramente il lucchetto non si apre, che beota. Ma allora verifichiamo il fatto che il lucchetto non si apre. È chiuso, grazie al... Va bene. Proseguiamo. Qui c'è una macchina non ben messa. Molto male messa, con un'altra macchina colorata. Rossa. Mft. 37. Ok. Vietato l'accesso ai pedoni. Un parcheggio. Era stranamente attratta da quella casa. Dovremmo trovare una chiave, immagino. Ma le interazioni saranno tutte indicate in modo automatico, presumo. È PD, però, eh. Non si salta, ma immagino che non abbia reale azione. Ok, un gioco di Michael. Ok, me l'avevi già fatto capire, grazie. Non posso andare oltre. Questo avrebbe bloccato l'accesso all'uscita del tunnel. Eh? Apri la porta. Vediamo cosa c'è dentro. È chiusa. Ragazzi, vabbè, è andata così. Due porte chiuse e... sentite, è stato intenso.
Non c'è modo di proseguire. Good ending. Good end. Anche io. What's making that noise? Ma viene dall'ambulanza, porca miseria. Hello? Come minimo è lei stessa. Chi c'è lì? Answer me? Ma che cosa serve sto schermino sotto, sto coso? Lo scopriremo. Lo sap... Pronto? Pronto, Michael Schlingst? Guarda da vicino. Sono io, il mio freddo cadavere proprio di fronte ai miei occhi. Oh, PD! Ma ho schippato... Esamina, ruota la testa, apri gli occhi, allontana. Prima facciamo esamina. Sembro così calma. Beh, oh. Pesissimo. Apriamo la bocca, ora esce la falena. No, la chiave. Peso. No, e fammi finire di interagire? No, volevo aprire gli occhi. No, ok, l'inventario. Madonna, ragazzi, mi sembra un gioco del 3000 avanti Cristo. Mi fai... Ma tanto la dovremmo usare più avanti. Fino a poco dopo fa nemmeno una chiave mi avrebbe aperto la bocca. Ora scopro che ce n'è una dentro. Ho capito adesso qual è il testo reale. Va bene, me lo voglio... quindi non ho aperto gli occhi, non ho girato la testa. Cioè, è pesissimo. Avrei voluto fare tutte queste cose. Mi scoccio averlo beccato. Chissà cosa sarebbe successo. C'è già elemento di rigiocabilità per fare una run in cui si gira la testa. Basta sta cosa. E una in cui si aprono gli occhi. Vabbè, peso. Siamo nuovamente morti. Ma non stiamo morendo un po' troppo spesso? Ok, vivi. Siamo vivi. No, era proprio lei medesima. No, era lei medesima. Vabbè, dobbiamo usare la chiave nell'edificio che ci aveva attratto. È chiaro. Un cervo? Beh, un grosso animale, peso. Che se ne va. Ha chiaramente un significato simbolico, eh? Sentite, ma scusatemi, eh? Abbiamo il dizionario dei simboli, pigliamolo, perché a sto punto facciamo i fighi. Ho quasi fatto un disastro. Fatemi pigliare, ce l'ho qua su, arrivo subito. Cioè, è proprio qui, arrivo. Allora, dizionario dei simboli, vamo là. Allora, che non sono sicuro che fosse un cervo, ma sembrava un dino, però sentite. Però abbiamo visto sicuramente una falena. Quindi voglio vedere alla lettera F la falena. La F viene prima della G, mi insegnate. Fallo. Non c'è la falena, quindi il nostro dizionario ci tradisce. Vediamo cervo, ammesso che fosse un cervo. Cervo. Io vado per cervo, Cervo. Il significato simbolico del cervo è legato a quello dell'albero della vita, per la somiglianza delle corna con i rami dell'albero. Il cervo è anche il simbolo del ciclo di rinnovamento e crescita, come osserva Henry Sharp Puech. In diverse culture asiatiche dell'America precolombiana simboleggia il rinnovamento per via della ricrescita delle corna. Della corna. Come l'aquila e il leone, il cervo è da sempre nemico del serpente, il che ne indica il carattere favorevole. Il cervo è legato al cielo e alla luce, mentre il serpente dipende dalla notte e dalla vita su tre. Per questo ai due lati del ponte della morte e della resurrezione, la via Lattea, vi sono aquila, cervi e cavalli come mediatori fra cielo e terra. E invece vedete che abbiamo fatto bene? Mediatori fra cielo e terra. D'altra parte noi siamo lì per morire, dai, sei capito. Nell'Occidente medievale la via della solitudine e della purezza fu spesso simboleggiata dal cervo, che in alcuni emblemi appare con una croce fra le corna, completando così il rimando all'albero croce, albero corna. Va bene. Fu anche considerato simbolo di elevata religiosità. Presso i greci e i romani si riconoscevano al cervo qualità mistiche.
ingigantite per proiezione psichica, capacità istintiva di riconoscere piante medicinali, va bene, va bene, va bene. Ma secondo me il ponte fra cielo e terra è quello che ci interessa. Per il suo ruolo di messaggero degli dei può essere visto come l'antitesi del caprone. Avete capito? Siamo armati di dizionario dei simboli. Dove me lo infilo? Non rispondete. Vabbè, rimarrà qui. Ok, porta. Entra. No, ma fai usachiave in automatico. Ma tu scherzi. Ma sei serio? Usa. Ok. Perché le micce devono giocare con la porta? Ok, non esco. Non ho voglia di fare backtracking. Assi di legno. Esamina. Il foro è stato ricoperto con questi assi di legno. Il cartello sotto dice pericolo interruttore d'emergenza. Tira. Non sono forte abbastanza a tirare via. Guarda attraverso. C'è senz'altro qualcosa lì. Non posso... Sembra un interruttore. Ah, ma guarda. Cioè, lo diceva anche la didascalia. Macchina. Esamina. Un sacrificio troppo lungo può fare del cuore una pietra. Occorre un altro sacrificio per farlo tornare indietro? Scusate. Forse sto dicendo sciocchezze. Questo è solo un vecchio macchinario, dopo tutto. Non sembra esserci alcun interruttore pulsante su questa macchina. Come la si accende? Abbiamo belle finito le interazioni, Vez. Io... Deve succedere qualcosa adesso, perché... scusate, ma... È vero, la falena segue sempre la luce, potrebbe essere una ricerca della verità, un baglione, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Però ha qualcosa di mortifero la falena anche. Però qua non c'è la falena, purtroppo. Manchevole il dizionario rispetto alla falena. Ma insomma, io me ne sto a na, però... Il cervo. Il sacrificio. È diverso il percorso, ovviamente. Continua a guidarci. Lei stessa impiccata? Ma quanti modi di morire nostri? Esamina. Il mio cadavere impiccato a un albero. Cos'è quella... Ho skippato. Quella cosa che luccica sul collo. È una chiave? Dovrei essere spaventata, ma mi sento solo vuota. Ok. Cerca. Non ci arrivo. Bene. Corda. Slega. Mi ci vorrebbero ore per sciogliere questo nodo. E pigliatele ste ore, Cristo. Ma non è allora. Bene. Che dire, Torniamo indietro e facciamo apparire della roba, perché a questo punto ho capito che funziona. Complimenti ai sottotitoli in italiano. La musica mi piace. Un corvo. Beh, immaginate cosa sarà il corvo. Però diamo un'occhiata. Se è troppo lungo, no. Però il corvo potrebbe essere una di quelle voci infinite. Arriva. O potrebbe anche non esserci. Corvo, no, non è lungo, non è lungo. Per il suo colore nero è associato all'idea del principio, la notte materna, le tenebre primigenie, la terra feconda. Per il suo carattere aereo è associato al cielo, al potere creatore demiurgico, alle forze spirituali. Per il suo volo è un messaggero. In virtù di tutto ciò, il corvo, presso molti popoli primitivi, appare investito di uno straordinario significato cosmico. Per gli indiani pelle rossa del Nord America è il grande civilizzatore e creatore del mondo visibile. Presso i Celti e i Germani, come anche in Siberia, possiede un significato analogo. Nelle culture classiche perde questo valore gigantesco, ma conserva alcuni poteri mistici, in virtù dei quali gli è attribuito un istinto speciale per la predizione del futuro. Il suo gracchiare assumeva particolare significato nei riti divinatori. Nel simbolismo cristiano è allegoria della solitudine.
Nell'alchimia riacquista alcuni aspetti del suo significato primitivo in quanto simbolo della nigredo, stato iniziale, inerente alla prima materia o prodotto della decomposizione degli elementi, putrefazio. Una variazione interessante del simbolismo del corvo è quella in cui appare dotato di 3 zampe all'interno di un disco solare. Vabbè, questo non ci interessa. Secondo Mamoni, il corvo in sé allude, come tutti gli uccelli solitari, all'isolamento di colui che vive su un piano superiore rispetto agli altri uomini. Interessante. Proseguiamo. Per ora non combiniamo niente, non apriamo quasi mai niente. Maiale capra. Il cervo è il contrario del capro, vi ricordate? Che esposizione raccapricciante. Almeno non è la mia stessa testa ad essere appesa alle sbarre. E figurati. Ve lo sareste mai immaginati? È che capra, ragazzi, non la finiamo più come simbolo, eh. Proviamo a vedere maiale. Vediamo. Che qui sarebbe la testa del maiale. Sono 4 righe, simbolo dei desideri impuri, della trasformazione di ciò che è superiore in inferiore e dell'inabissamento amorale della perversione. Quello non sono neanche sicuro che siano capre, della verità. Sì, questo è il dizionario dei simboli di Juan Eduardo Cirlot. Sentite, per questo genere di opere, secondo me, poi può tornare utile. Ah, giusto, dobbiamo vedere anche il gatto. Aspettiamo di incontrare un gatto, tanto lo incontreremo, poi ci guardiamo. Il corvo continua a... Notare che sembra andare a fuoco il cofano di questa vettura. Ma... E allora, è corvaccio. Ma lei si rigira... Ah, ho capito. Ho capito cosa devo fare, devo seguire il corvo. Colpa mia. Devo assolutamente seguire il corvo. Perché qui non abbiamo nessuna possibilità. Adesso, a seconda di dove il corvo vola, noi andiamo. Però lei non si è rigirata. Però sentite, si è... Boh, lo prendo. Sarò sovrinterpretato. Starò sovrinterpretando? No, invece. Ecco un posto. Il corvo ci guida. Pazzesco. Cervo. Il cervo non ha fatto una bella fine. Chi è stato? C'è qualcun altro qui? Una colpa, un peccato. Estrai il coltello. E abbiamo il coltello, che mi verrebbe da dire, se non fosse che è veramente orrendo. Esaminiamolo. È un coltello da cacciatore. Ok, non si può affettare il povero cervo. Porta. Togli il c. Ah, guarda un po' dove siamo. Adesso slega. Perché non me lo fai automaticamente con il coltello? Non voglio premere ESC, che chissà che cazzo succede. Anche perché non serve. Usa. Ok, tagliamo il nodo gordiano. Però il cadavere sembra finito piuttosto in basso. Guarda da vicino. Per l'ennesima volta guardiamo il nostro stesso cadavere. Susan esamina, sembro come se stessi solo dormendo. Prendi la chiave. Ok. Fruga le tasche, vuote. Ok, ancora una volta abbiamo raccolto una chiave dal nostro stesso cadavere. Andiamo avanti.
Eh sì, di animali morti ne abbiamo visti parecchi. Non credo sia un gioco dove si salva. C'è un menu? Allora premo ESC. Ok, ho fatto bene. Ah, usa F1, F4 to quick save. Ok. F5, F4, come nei vecchi emulatori, ok. Fatemi fare un salvotto. Salvotto, si chiamerà il salvotto. Tiè, beccatelo. Gioco salvato con successo, ok. Cancello, apri con la porta. Ah, sì, scusa. Usa la chiave. Che animazione. Però funziona. Funziona visivamente. Assolutamente. Welcome to my house, Susan Ashworth. I have been waiting for you, my dear. I knew you would turn up one fine day like this. Una bella giornata come questa. E lei da vecchia. Non mi dire. I have so many names. No, no, forse it's hard to pick one. But I'm curious. Who do you think I am? Dio, il diavolo, la morte. Invece farò il terra terra, una vecchia signora che vive nel bosco. An old lady who lives in the woods? Am I really, Susan? Are you that naive? Or perhaps you're too stubborn to see what I really am. Ma dai, la morte, la morte, la morte. I've waited all that time for you, and now you disappoint me. You wasted your time waiting. I'm not worth waiting for. I'm just nobody. Lei è in uno stato di depressione. To me, you're just a strange old woman sitting on a porch of her house. And those flowers you're holding. What are they for anyway? I'm going to put some on your coffin, dear. After everyone's gone. I wouldn't bother. I hate flowers. I hate flowers. Cosa accadrà? What will happen next? Depends on you, Susan. Inside my house there are dark hallways you don't want to see. Inside my house there are dark hallways that lead to places you don't want to see. And cherish every single little breath you take. I'm going to make you an offer, Susan. It's a chance only a fool would refuse. Okay. An offer? What can you offer me? Let's come inside. It's getting cold out here. Cervo alla parete. Quadro. A lonely seashore. Complimenti a chi ha fatto il doppiaggio. I sottotitoli. Please don't touch anything, dear. I wasn't going to. You lied to the whole world, Susan. And you lied to yourself. Non possiamo uscire? Sembra il delirio prima della morte, no? Now we can talk properly, my dear. Sarò punita per essermi tolta la vita. Will I be punished for taking my own life? Most people would be, but not you, Susan. But not you, Susan. You see, I watched you long enough to understand how you feel. I don't expect you to believe me, but I actually have sympathy for you. Who knows? I could be your only friend. The only friend in the whole wide world. So like I said, I'm going to make you an offer. I want to help you. Adesso li tolgo. Adesso li tolgo. In exchange for a simple dance. C'è la fetch. Your life will change completely. You will be yourself again.
and you will soon forget the sadness that has consumed your heart for years. Dimenticherai la tristezza che ha consumato il tuo cuore per anni. Bene, gioco crashato, molto bene. Non devo assolutamente, anzi, la lista degli ultimi sub la rimetto dov'era, ma la oscuro. Molto bene, molto molto bene, sono molto contento di quando succedono queste cose. Meno male che abbiamo salvato relativamente poco fa. In realtà potrei fare delle scelte diverse nei dialoghi. Siamo veramente al limite della tecnologia, altro che il V-Sync. Carica partita, salvotto. Non c'è l'autosave. No, ho sbagliato. Speedrunniamo la vecchia. In realtà, a sto giro farò domande diverse. My house, Susan Ashworth. I have been waiting for you, my dear. I knew you would turn up one fine day like this. Who are you? I have so many names. Adesso gli dico che è la morte. But I'm curious. Who do you think I am? Death? Interesting. Yes, perhaps that's what I am. Ci abbiamo preso. I come when there's something to take. Quando c'è qualcosa da prendere, ma non do mai niente in cambio. I am doomed. Sono condannato. But I'm salvation too. I'm feared by most, but adored by some also. Some like yourself, Susan. Don't flatter yourself. Esatto, che desidera la morte. I don't even know you. Well, that's not quite right. I've been around for a while, keeping you company, always there, you know? Always there. So I was wrong. You're not Death? No, I am not. Perhaps I am Life. But then again, does it really matter? Does it really matter? Ma c'ha un po' di accento franco. Che posto è questo? What is this place? This, my dear, is my humble kingdom. And this house is my castle. I rarely invite people in, just like you. I like my solitude. But you are a special guest. And I'm going to make an exception. Me? Special? I can tell you now that there's nothing special about me, lady. Don't bring yourself down, Susan Ashworth. Ashworth. You are my degna della cenere. Ah beh, quindi il cosa accadrà ora si fa per forza. What will happen next? Depends on you, Susan. Inside my house there are dogs. Potrebbe essere davvero la personificazione della sua depressione. E la casa stessa potrebbe esserlo, dove ci stiamo per addentrare. I'm going to make you an offer, Susan. It's a chance only a fool would refuse. Okay. An offer? What can you offer me? Let's come inside. It's getting cold out here. Ok. Rifacciamo la gag del quadro, che voglio assolutamente triggerare i dialoghi. Please don't touch anything, dear. I wasn't going to. You lied to the whole world, Susan. And you lied to yourself. Now we can talk properly, my dear. Will I be punished for taking my own life? Most people would be, but not you, Susan. You see, I watched you long enough to understand how you feel.
I don't expect you to believe me, but I actually have sympathy for you. Who knows? I could be your only friend. Your only friend. The only friend in the whole wide world. The only friend. So like I said, I'm going to make you an offer. I want to help you. I will give you back your happiness. La tua felicità in cambio di un incarico. Your life will change completely. Sarai nuovamente te stessa. You will be yourself again. And you will soon forget the sadness that has consumed your heart for years. Is there anyone else here? Ha un fiore secco in mano. I thought you liked being alone. Isn't that why you ran away from everyone? That. It doesn't matter. I was standing right behind you when you threw away all those photographs, you know? I brushed your hair every night you cried yourself to sleep. Gli elementi biografici, ovviamente, che solo lei può conoscere. I know what you want, but it's not logicamente here. Conosce anche il suo nome, eccetera. È la sua mente o nella sua mente? Ever come again. I still don't really know who you are. I go by many names. Cosa abbiamo già fatto? I've never paid much notice to what the living call me. But there is one name the fallen ones use when I speak to them. I find it most accurate. Coloro che sono caduti. The queen usano quando of parlo maggots. All'orca. La regina dei vermi. Is that what you are? Why maggots? Because they feed on what's dead and essi gone. Si nutrono di ciò che è morto e trapassato. Dead and gone. I guess that's me. I guess that's me. I have no reason to live. Please, just let me go. I tried. I really did. But it's never going to be okay. Who knows, maybe, but one way or the other. This isn't the end of your story. It's only the beginning, my dear, and there are great things waiting for you. Believe me. Cerchiamo verme, sì. Vediamo. Verme. Jung lo definisce come forma della libido che uccide in luogo di dare la vita. Ciò si deve al suo carattere per lo più sotterraneo, alla sua inferiorità, al suo rapporto con la morte e con gli stadi di dissoluzione o primarietà biologica. Simboleggia quindi una morte relativa di ciò che è superiore, organizzato, perché in fondo come il serpente il verme è un'espressione dell'energia strisciante e annodata. Ma se posso dare la stessa risposta se cambia? No, 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 è la stessa di prima. I tried. I really did. But it's never going to be okay. Who knows, maybe, but one way or the other. This isn't the end of your story. It's only the beginning, my dear. And there are great things waiting for you. Believe me. What do you want me to do? Yes, I think it's time to explain. But where are my manners? We're still in the hall. This is not a place for a conversazione è sempre più addentro. Follow me to the next room. Eh sì. I'll tell you everything. Ma anche Susan ha delle braccia parecchio lunghe comunque. Un pianoforte. What's your offer then? What can you fix that life has destroyed? Susan. Death can fix nothing. Allora ammetti di essere la morte di fatto. Ah, siamo entrambe morte. Io non sono la morte. Posso sembrare una strana signora, ma sono tanto potente quanto un dio. E ho scelto te, Susan Ashworth. Torni indietro ed affronti 5 persone. Non sono persone ordinarie. Only in a slightly different way.
I'm a failure. Why did you choose me? Aren't you afraid I will let you down? Whatever it is I have to do. Cerca di andarsene. Most days it's enough of a struggle to crawl out of bed. I don't see the point in anything. I just want to disappear. And I hate everyone else because they know how to be happy. Everywhere I turn, there are people filled with hope and will to live. Or people so pitiful, they make me ashamed to be alive. I don't want them. There's nobody there for me. I am alone. I just want to vanish. This is the very reason I chose you, Susan Ashworth. I know how you feel, because I felt like this myself for a very long time. Aspettiamo la fine di un dialogo per salvare. You are very much alike. If you succeed, you will never feel broken again. Ho fatto uno salvataggio nello slot 1. Cosa ti fa credere che io voglia tornare indietro? You think I want to go back? I finally did it. I killed myself. That's all I ever wanted. And yet, it turns out to be just another failure. I want this suffering to stop. Dear Susan, you don't realize that the suffering never stops, do you? It only gets worse. Sì, è tedesca. Between the world of the living and the world of the dead. The world. You enter one of these corridors and you never come back. But you don't cease to exist. You remain. Those five people, who are they? The parasites. I parassiti. That's what I call them. They don't know each other, but their destinies are bound together. You will have to keep your eyes open and be constantly on guard. Those people will want to get closer to you. They might even pretend they are your friends, but don't let that fool you. They have nothing but cruel intentions. They'll want to hurt you, Susan. They'll want to kill you. As harmless as they might appear, parasites are the evil scum of the earth. They want to kill you. And they all deserve to die. Isn't my life bad enough without them? Don't be frightened. You will have a great advantage over them. They don't know, but you know. Do you understand what it means? You will become my hunter, serving punishment for their sins. A tool of destruction. A dark angel walking through the river of blood. Però. You'll find your purpose in life and you see for the first time how satisfying it can be. But how will I recognize them? There isn't a great deal of people in your lonely life, is there, Susan? You will know when you see them. Bring those deceitful bastards in front of me. And we'll make them regret for everything they've done. And di che personaggi si tratta? Are you expecting me to kill them? No, Susan, I'm expecting you to fight for survival. To do everything you can to defend yourself. I know you're not a murderer. Quite the opposite, actually. You're a good person. But I also know that you don't want to suffer. And those people will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the flowers, you'd pull them out, wouldn't you? You'd get rid of them without thinking twice about it. I'm not really a gardening type, but I see your point. I'm glad. And remember this, you are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent people will die. Potrebbero essere. You have the opportunity to make anche se sono cinque, qualcosa come dei peccati o qualcosa del genere. To save yourself.
visto che non è l'unica vittima. Non posso farlo. It's too much. Grazie un copino, grazie del Prime. Job for the police, not someone like me. Indeed, you are weak. That's why I have prepared a special gift for you. Uno special gift, eh? Perché siamo deboli. L'immortalità, grazie strapattone. You cannot die, Susan. You will always return to life no matter what happens to you. What? This is the last thing I wanted. Avventura grafica e non si muore. Just let me die. I've made the decision. As long as they are alive, you cannot die. Raga, se torno su Streamlabs, crasha il gioco. Però considerando che ho appena salvato, lo possiamo fare. Crashato. Allora, cosa sono gli annunci? Alert. Ok. This all must be just a weird dream. I don't believe you. Susan, see this door here. Grazie Fabio. Let's go inside. Let's go inside. E siamo outside. I want to show you something that will help you make up your mind. Follow me. Ah, il corvo. It's you, Susan. Sei tu come al solito. Close. Say hello. Say hello. I don't want to look at it. Haven't I had enough yet? That body in the ambulance. Then the forest. But this place is... This is exactly what I was trying to run away from. I don't... Notare che le croci sono tra lei e Cristo, eh? Make it go away. I assume it would be wise. Piede di porco, la Gordon Freeman. I want you to understand that you can keep going long after you count. Crocifissa tutta sola in un posto che è cambiato completamente. Vorrei davvero non essere qui. Piede di porco. È conficcato nella croce. Lo estraiamo. Abbiamo l'oggetto contundente. La morte, punto interrogativo. It's time to make a decision. The parasites are coming, whether you want it or not. I parassiti. You haven't really got much choice. You must stand up. I cinque della mano di Dio. Lo farò a modo. No, farò come vuoi tu, altro che. I'll do what you want. Excellent. I'm glad you have put your achievement. Follow the maggots. Ah però. We're back in the house. Yes, but there is something else that must be done. You cannot leave my kingdom before a sacrifice. A sacrifice. What? Isn't it enough? L'avevamo visto, no, il macchinario per il sacrificio. Don't worry, my child. Bambina. This is a mere formality I'm speaking of. The door to your world won't open unless you make a sacrifice of soul and a sacrifice of blood. Soul and blood. It doesn't sound good at all. See those candles here?
Just blow one out, and that's it, like I said. Sono vite. It's just a formality. Then on your way out, you will have to shed a few drops of blood. Not much. Just una strega a tutti gli effetti, sembra. The door. How much, exactly? Don't be afraid. It's easy. Anyone can do it. Just a sharp scratch. Is that how you used to say it? Tell me about the sacrifice of soul. Like I said, it's just a formality. See those candles here? Just blow one out, and that's it. But which one? You can choose. It doesn't matter as long as you do it. Tell me about the sacrifice of blood. Like I said, it's just a formality. On your way out, you will have to shed a few drops of blood. Not much. Just a bit. Enough to open the door. How much, exactly? Don't be afraid. It's easy. Anyone can do it. Just a sharp scratch. Is that how you used to say it? Fine. I'll do that. Wish me luck, strange lady. I do. When you leave my house, head to the field. That's where you should be. Goodbye, my child. Il campo, mi è tutto. I'm not going to be far. I've never been. Candela, 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 candela. Facciamo un salvotto. Ma non ho modo di decidere. Facciamo questo. The flames are strong and steady, but there is no smoke. Vediamo se il testo è lo stesso. Sì, ma tradotto. Ok, senti, vai con questo. Aveva una carta da gioco questa persona in mano. They left me no choice, Alice. Oh. Maybe one day. È una persona che si sta togliendo la vita. See how easy that was? Now, head back to the field. You've got a job to do, Susan. Sì, praticamente sì. Praticamente sì. Piede di porco sulla vecchia. Piede di porco sulla candela. Non succederà ovviamente. Che... I think that's enough for now. Dovremmo però perdere sangue. Non dovevamo perdere sangue. Scusate, si può rientrare eventualmente? No, quindi si va avanti e basta, verso il campo. Qua c'è il corpo, eh? Ed è ancora qui. Non posso usare il piede di porco. La musica è meravigliosa. In realtà, paradossalmente, anche la grafica è meravigliosa. Cioè, sono riusciti a creare uno stile molto, molto interessante. È il solito discorso, non è che se è povera da un punto di vista da pudenza è brutta, anzi. In questo caso, alla lunga funziona. Magari l'interfaccia, un po' così, vabbè. È come un gioco cheap, c'è poco da dire. Qua si è aperta la porta, però io farò lo stronzo e andrò dritto, per curiosità esplorativa. Che immagino però non mi porti da nessuna parte. Maledette mice.
Ma è mai possibile? Ok. Sì, sì, ricorda un po' Detention, assolutamente sì. Andiamo dentro a questa sorta di stalla o non so che cosa. Esamina, è buio dentro, entra. Ehi, no, no, andava bene, entra. Siamo già stati qui, esattamente. Assi di legno. Ora possiamo tirarle, però non me lo fa automaticamente con... Ok... Mi pigli piede di porco, grazie, me lo usi, sì. C'è addirittura un'animazione, no, c'è uno schermo nero. Quindi c'è un foro. Interruttore d'emergenza. Infila il braccio con calma. Macchina. Accendi niente. Quindi guardate il foro. Piuttosto inquietante. Ci mettereste il braccio, considerato il sangue che dobbiamo lasciare? Infiliamolo. Che cosa? Non ho interazioni. What? Oh, signore. Non preoccuparti. Chiunque può farlo. Music, Mika Mik, che abbiamo detto è il fratello dell'autore. Wow. Interface Programming, James Spanos. Wow. Lui, Michalski. Sì. The Cat Lady. Ah, la falena, quanto ritorna. Capitolo. Achievement, finito il primo capitolo. Capitolo 2. No, non mi sento molto cat lady per niente. Yes, I do enjoy fine. Ah, è uno dei suoi bersagli. Thank you for noticing. Le belle arti. There's a certain raw beauty to it that modern painters often fail to recreate. Sembra un'autopsia. I always wanted to be an artist myself. Lui ha un sacco di titoli. Sembra più un medico, detta così. I pazienti sono le mie tele, se siamo capiti. Io guardo le menti umane danneggiate e le riporto. Ah, quindi è uno psichiatra, un po' un Freud in questo senso. I'm sorry. I'm probably boring you. No, it's not that. It's just. It's been a difficult couple of days. I'd really like to go home. Of course, and go home you will. As soon as we've done this questa piccola valutazione. Okay, you probably know how it works. I've read in your file you used to be a nurse. Yes, infermiera. I know very well how it works. You want to check if I'm nuts. Well, I wouldn't use that expression, obviously. But yes, we have to make sure you're safe and figure out how to help you. Also, as a nurse yourself, you know there's always paperwork involved. These forms won't fill themselves. Honestly, Susan, you have nothing to worry about.
This is just a formality. I could tell straight away. No, non funziona, non funziona il salvataggio. Ho premuto F1 e non ha salvato. Fine. What would you like to know? Perché? I will answer all your questions. Then I'll go home, take a long shower and catch up on sleep. Wonderful. Let's see then. Where do we begin? Porca miseria. Ah. Perché si assomigliano tutti questi personaggi femminili comunque? She's awake, Doctor. Good evening. It's good to see you awake at last. You're in the Cedar Lake Hospital. My name is Andrew. Lake. I'm one of the doctors. Would you confirm your name for me, please? Ignora. E invece dirò... però prima salvavo sui dialoghi. Facciamogli ignorri. Facciamogli ignorri. Dobbiamo sopravvivere, vi ricordate? Vabbè che non possiamo morire, c'è stato detto. I can't remember. CT scan didn't show any permanent damage to your brain. I'd assume you still feel a bit confused. Your body went through a massive shock. You should soon be able to remember everything. Maybe after you've got some sleep, we could talk again. You need plenty of rest, Susan. Your memory will come back soon. Susan. The nurses on this ward will take it from here. Please, let them know if you need anything. Please, don't try to speak. Please. What did you say? Don't worry, Mrs. Ashworth. Your arm is fine. No, no, no. There was nothing wrong with your arm, darling. Now calm down. Would you like me to get you some water? Let me get you a drink. I'll be back in a second. Ma che cosa diavolo? Beh, il dottore di prima, quindi... Sì, lei disse, so come funziona, eccetera. È qualcosa che ha accettato di fare, a cui ha accettato di sottoporsi. Ah no, il braccio era nell'altro mondo. I'm sorry, Susan. Did I wake you? I have to take your blood pressure. 2 seconds and I'm gone. My name is Liz, by the way. I'm sorry. I know this isn't very nice. Believe me, I hate waking people up just for this. But being a nuisance is part of my stupid job, unfortunately. Oof, I hate this place. Però non dire così, eh? Tell you what, Susan. Can I call you Susan? So anyway, I shouldn't say it, but you know I'm going to anyway. You are so lucky. It's crazy. You, doing what you've done, and her, walking in, seeing what she saw. That was a chance. One in a million. I'm not making any sense again, am I? Nel senso che è sopravvissuta al tentativo... They're working us to death here, you know. Modern day slavery. One day I'll tell them what I really think. I swear I will. Ah, and here it is. You've got the blood pressure of an 18-year-old. Mm-hmm. Just wanted to say you're lucky, 124, I think. And that I hope you've changed your mind about some things. Ma sì, sembrano parlare del tentativo di suicidio. I'll see you later. You take care, sweetheart, yeah? Quindi questo è il dopo il tentativo, lo psichiatra. Ma forse non è temporalmente conseguente. Questo non è dopo lo psichiatra, ma è dopo il tentativo. Lo psichiatra non so esattamente quando fosse collocato, ecco. Grazie mille, Karen Bedwolf. Un sogno? Ma che cacchio? Bad dream. Eh sì, un brutto sogno. Delta Rune quando sarà finito? Sì, uno davvero brutto. Yeah, a really bad one. I knew it. I could see as soon as I came in the room that you were having a nightmare. I guess I shouldn't have woken you up. What was it about? Oh, ho potuto salvare, finalmente. Glielo voglio dire. Anche se forse dovremmo essere circospetti con quello che ci è stato detto, eh. I was burnt alive. Ok.
Actually, it reminds me of something that happened the other day. There's this woman on the emergency unit, and she really wanted to smoke, you know? But they wouldn't let her, of course. She wasn't well at all. Not just injured, but not right in the head. She was on 10 litres of oxygen through the face mask. She had to stay in bed, she was told. But she wouldn't listen, of course. And as soon as they'd left, she lit up a fire. The whole room went up in flames, and so did she. What? I guess you didn't really want to know that, did you? That's just me and my big gob. Typical. I never know when to shut up. È un po' strana, come storia. What was your name again? I forgot to introduce myself, didn't I? I always do that. La sua voce come risulta lontana. My name Elizabeth. But you can call me Liz, like Liz. Everyone else. You're here a lot. Every time I open my eyes, I see you. They make auxiliaries do crazy hours here. Seriously, I feel like I've got no life sometimes. I'll be here till the morning. To be honest, I keep coming here to hide. Please don't give me away. I just want to rest my legs for 2 minutes, that's all. Ti sai di quella che è morta? What happened to me? Well, how much do you remember? I took some pills. And I fell asleep in the chair. I remember how the room kept spinning around me slowly. I felt so calm. And then... all of a sudden, diamo questo dettaglio. I was on the field of barley. It was great at first. I felt happy. I was free. But it soon got worse. There was this tunnel... but there was no light at the end of it, only darkness. Then I got lost in the woods. There was my dead body hanged on the tree, a burning car, and a crow, and a deer. I heard something behind the trees, but I didn't dare to look. Then I found the house. The old woman who lived there, I think she was Death. Or maybe she was the devil, I'm not sure. She said they call her the Queen of Maggots. She said I should go back. Gave me another chance. È tutto dobbiamo raccontare. Here I am. I cinque, non l'abbiamo raccontato. Maybe it wasn't a dream. Oh mio Dio. I really believe in that sort of stuff. It's not impossible. It felt real, but it was just a dream. Can you now tell me who found me and what happened? Well, your body went into a coma. Il tuo corpo è andato in coma. Lei è tornata a casa presso. Who found me? Chi? Your daughter, of course. Tua figlia. She called an ambulance. If it ambulanza. Her, you'd sure be dead now, Susan. Tua figlia. My daughter. Yes. Why? Why do you look so pale all of a sudden, Susan? Non c'è nessuna I figlia. Don't have a daughter. Whoever she is, she lied. But why would she do that? How should I know? I was in a coma, apparently. So she lied. It doesn't change the fact that you owe her your life. I was fine. I didn't ask for any help. Magari era la tipa, sorry. Sì. La strega. How long have I been here? I was told you arrived at the hospital at 7 in the evening. You had a cardiac arrest in the ambulance. Peso. They had to resuscitate you. Your heart stopped beating for nearly a minute. Peso. They managed to bring you back. L'esperienza pre-morte che ha avuto, no? But they gave you a dose of antidote and pumped your stomach. As soon as your condition was stable, they brought you on this ward. It's called Dime Ward. I call it Die Ward. Potrebbe essere motoscalzo, potrebbe essere una figlia morta. Vedremo. Want to die? It's a suicide watch unit. That's why it's so strict. You have to be careful. Nurses here are trigger happy with the sedatives. When will they let me go home? I'm not sure. Probably not today. Maybe tomorrow. Look, I shouldn't say that, but you seem like a nice person. I feel like I should warn you. There's this doctor here. Sì. They call him Dr. X. Dr. X. He's a chief of psychiatry in the hospital. Esatto, quindi quello di prima. He won't be able to go home until he's talked to you, and he... Quindi temporalmente il dialogo era dopo. Getting into your head. You know what I'm saying? He will ask you a lot of tricky questions.
But he's a really great guy. You should trust him. Tell me more about this Dr. X. His name is Xavier Zellner. Si chiama Xavier, but everyone just calls him Dr. X. He comes on the ward often, usually late in the afternoon. È davvero un riferimento agli X-Men. I personally really like him. But you hear all sorts of stories in a place like this, you know. I don't know what to believe anymore. Ogni storia è contraddittoria. He's been very friendly and supportive. Rispetto alla percezione che lei ne ha. Some doctors won't even say hello to you. But Dr. X usually stops and asks how I am. He knows I have some problems. Eh sì, hai dei problemi. He can see I'm not happy here. He actually offered me some free weekly sessions. I think I might take him up on his offer. What are they saying about him? Oh yeah, they say he's a big flirt. Nurses, cleaners, patients. He doesn't care. As long as they're wearing a skirt. E tu hai un'opinione così buona di lui? I knew. Linda, I heard they had an affair. Stupid girl. Stupid girl. Well, she left. And I never saw her again. Now, why do you think that is? Dr. X got her knocked up. Però. They covered it up and quietly got rid of her. Probably paid her some money. I don't know how these things work, but it must have been enough to shut her up. I bet he'll be more careful now. But I can't really say a bad word about him, personally. Well, una cosa però negativa c'è. Thing. Maybe. Don't laugh, okay? He's got a weird smell. Ha uno strano odore. What do you mean? He smells funny. I don't know. Un profumo buffo. Passiamo dopo barba, qualcosa che mangia. Oh. Thanks for the warning. I'll try not to get too close. Anche io ho pensato odore di morto, boh, però. It, else too. Ecco, c'è anche qualcos'altro. He starts talking to you. Inizia a parlare con te e tu subito ti apri e gli racconti tutto. È molto strano, una sorta di ipnosi. Mi ha tirato fuori cose davvero private, cose che non racconterei nemmeno a mia madre. E non abbiamo nemmeno iniziato le sedute. Sure, but it's a bit too late for me to hide how I feel now anyway. I think I made it very clear when I swallowed those pills. Ah, certo. Vediamo se dice qualcosa di questa figlia. Did you see this daughter of mine? No, sorry, Susan. Apparently she came in the ambulance with you. Però. But then she remembered something and had to go. I think someone mentioned she went in quite a hurry. Of course she did. Of course she did. She was worried I'd ask her what she was doing in my flat. Saving your life? Sì, ma... Do I really have to give her a benefit of the doubt just because of that? One would assume so. That girl is a hero. Maybe real heroes always leave before their identity is revealed. Or she was a burglar, attempting to steal from Una me. Ladra. That's a possibility too. Have you got anything very precious in your flat? È qualcosa di prezioso? Maybe. Nell'appartamento forse. Interessante. Tell me something more about yourself. Me? I'm a nobody. I'm just a hard-working girl. We all have to pay our bills somehow, right? I rent a room not far from here. There are two other girls living in the house. One is an auxiliary nurse, like me. She's always sick. The other one is a stripper. At least I think so. She's never home at night. Maybe she works at night. Like you. Yeah, but I don't leave for work wearing red stockings and heels, do I? No, you're right. You're a real nurse, not some man's fantasy of one. I used to do all that for my boyfriend. You know, dress up as a sexy nurse and all. Well, questi dettagli. I did it just once, really. He didn't like it that much. He didn't like me that much either. Broke up with me last Valentine's Day. Però. Of all the days, he chose that one, eh? He never told me why. Siamo sicuri che questa infermiera è un'infermiera e non una paziente? Perché quello che ci ha appena raccontato è il fatto che non sembri proprio una che tratta con i tentati suicidi. Boh, mi fa pensare che possa essere un'altra paziente come noi. Comunque, sono stanca. I'm tired. Let me sleep now. Fine. I'll see you again. Be careful who you trust here, Susan.
da vestita come noi, sì. In modo molto simile. You don't. But do I really look like a bad person to you? I don't know. Una di loro. Maybe not. I'll see you tonight. Remember what I said. Dreams are just dreams. Mm. But when they turn into nightmares, it's good to have someone there to pinch your arm and wake you up. Era col dottore, right? sì. We'll start with a little chat. Ma perché non posso salvare child? Quando voglio, maledizione. I want you to be as honest as possible. It's okay. Important if we want to get to the bottom of your problem. Okay. Count to 10 and tell me when you're ready, Susan. Okay, salvataggio. Non c'è altro che posso attendere, ma a fare che? This isn't all about whether you're nuts or not, like we said before. It's about finding what has caused how you're feeling now and creating a working solution. In order to achieve that, I need to get to know you better. Can we talk about your childhood first? Your parents. When you're a child, your life revolves around them. What was your father like? Did you have a good relationship with him? Possibile che lo possiamo inventare. Metterò che non è stato... non saprei. Perché possiamo inventarcelo? Poi la sua reazione probabilmente ce lo... Dico che è cresciuta senza un padre. I was brought up without a father. I understand he wasn't there when you were growing up. È quello che ho appena Can detto. You tell me why? What happened to him? He... Mettiamo che si suicidò. Committed suicide. He was acting strange all week. Sometimes he wouldn't say a single word all day. Then he'd get very angry all of a sudden. Always about something silly that didn't really matter. I was 8. My 9th birthday was in a month. We had a gun in the house. A rifle. It was in a box on top of the wardrobe, so I couldn't reach it. I wasn't even supposed to know about it, but I did. I woke up one night when I heard some strange noises. I sneaked up to the living room and saw my father take the rifle out of the box. Mi ha visto proprio. I followed him as he went downstairs to the cellar. C'erano altre possibilità. Cristo. I will always remember the sound that gun made and the sound of my father's brain splattered all over the cellar wall. A tragic event indeed, especially for a child to witness. Let's talk about your mother now. What was she like? Lo sta costruendo adesso, dite. Would you care to tell me about her? Io mi immagino che possa essere stata una pessima madre, visto come lei... Cioè, lei ha avuto delle difficoltà, quindi... Dico she che è stata una pessima madre. All that mattered to her was the booze, and never me. What I remember clearly from my early years is the image of her sitting by the window. Però... She'd stare at it for hours, smoking. I find it hard to blame her. She couldn't cope with my father's suicide. She saw his brains on the wall too, after all. And now, years after that, it seems I've just followed the same path. Not with the alcohol, maybe, but everything else is just the same. It feels like nothing matters anymore. It feels like I've lost something, and I will never get it back. Okay, I'm beginning to get a better picture. That's enough about your parents for now. Let's take 2 minutes and we will talk about something else. No, attenta. I need to get out of this place. I hate hospitals. Besides, I really want to go home and forget all about this. Ok, quindi cercare di uscire.
E c'è un oggetto, bracciale. Con chiusura clip. Il nome, data di nascita e numero di telefono dell'ospedale. Pata, stai attenta. Perché ami stare in quell'angolo anche tu? Ok. Ok. Non potete starci in due, ragazze, veramente. Piccetta. Non premere i tasti. Ma come sei stata brava? È stata bravissima. Brava. Hai capito che non dovevi premere i tasti. Brava. Allora. Qui abbiamo la possibilità di muoverci. Letto. Cuscino. Osserviamo un po' il cuscino. Grazie. Grazie. Non vedo il monitor. Ok. Guardare questo cuscino mi fa chiedere quante persone sono morte con le loro teste su di esso. Aspetta, rileggo. Sono sicura che è stato lavato molte volte da allora, ma comunque mi fa correre un brivido lungo la schiena. A pensarci bene, io stessa ci sono quasi morta qui. Aspetta, io sono morta per un istante, giusto? Effettivamente. Nulla di interessante sotto il cuscino. Letto. Cioè, solo sdraiati. Ma non necessariamente. Non voglio certo dormire qui. Comunque non sono stanca. Ok. Orologio. Che fa le 10:10. Esamina. Le lancette... Le 10:08, pardon. Probabilmente è rotto. O forse ha bisogno di batterie nuove. All'inizio era il gatto l'orologio. Porta guanti. Esamina. Pieno di guanti in lattice. Tre diverse misure. Prendi dei guanti. Prendine molti. Why not? Siamo pieni di guanti. Classica scelta che solo... Ah, lavabo. Guardate dove appare la scritta lavabo. Apri l'acqua fredda, apri... Facciamo partire l'acqua calda. Ma credo che siano cose di nessuna importanza adesso. Magari, però, saperlo ci darà consapevolezza di interazioni che dopo potranno avere un senso. Esatto. E siamo usciti da qua dentro? Mani pulite, stop the flu. Tabella medicine, leggi. Elisa medicina è la paziente della stanza 2. Quindi tu. Mi danno parecchi sedativi, sembra. Sedativi. La roba che mi stanno dando abbatterebbe un cavallo e gli darebbe pure mal di testa per una settimana. Potrebbe causare pure allucinazioni e paranoia. Che strano, perché vogliono darmi tutta quella roba? Perché questo è uno strano posto. Non sono pazza, lo so per certo. Se c'è un pazzo qui è quello che mi ha prescritto tutte queste medicine senza una buona ragione medica. Come sei esperta? Esamina. Un mazzo di crisantemi. Ai. I crisantemi ora li andiamo a leggere, ma... Non li prendo di certo. Odora. Ma crisantemi morte, ragazzi, eh? Non suona bene crisantemi. Chissà se ci sono in questo dizionario. Mi sa di no. Vediamo. No, non ci sono, purtroppo. Poi vedremo il gatto, ma quando sarà il momento. Porta, tabella delle medicine, leggi, pazienza stanza 1, Anne Barton, 35 anni, prende un mucchio di sedativi e una lunga storia di abuso di droghe. Aspettate, devo rileggere, che qua si skippa con una facilità. Soprattutto sembra che stia prendendo il metadone per la sindrome di astinenza da eroina. In fondo alla pagina c'è una nota che dice che in realtà lei è una paziente privata ricoverata qui di sua spontanea volontà. Donna fortunata, quindi a disintossicarsi. Immagino non sarà facile per me lasciare il reparto. C'è il suo lavabo, ci sono i guanti, c'è l'orologio, c'è il letto, il cuscino. Vediamo il letto. No, sdraiarsi no. Cuscino, guarda sotto. Nulla di interessante.
Cuscino dall'aspetto sporco. Ok, far andare il rubinetto sinceramente così a caso non... Aspettate! Ma l'orologio fa un orario assurdo. Le 11.40. Sono tutti rotti gli orologi in questo ospedale? Assurdo poi. Se sono fermi non è che ci sia un orario più assurdo di altri. Qui c'è una porta. Qua non abbiamo reali interazioni. Guardo a sinistra. Ah sì, era un'infermiera. Certo. Sì. Urca! Ma qua sono 1000 persone. Ma siamo tutti vestiti allo stesso modo. Okay, quegli occhiali che non fanno sembrare attraente. Conosco le persone, quelle del suo tipo, molto bene. Tutte dedite al lavoro, ma senza cervello ed idee ristrette. Mica dagli occhiali, Vez. Scusate, voglio vedere che cosa c'è dall'altra parte. Okay, a questo punto forse questa porta è qualcosa di più piccino da esplorare. C'è qualcuno dentro. I guess I should wait my turn. Ok, si tratta di aspettare il turno. Va bene. Aspettate. Lettera di dismissione. Per Ann Barton, eh? Può uscire quando vuole. Please do not touch these. Immagino. They are all confidential documents. Immagino. Yeah. Well, maybe you shouldn't leave them out on the desk for everyone to see. Che polemica. Looking for something to read, we have some magazines for patients here. Thanks, but I think I'll pass. Sto pensando ai rubinetti, eh. Di qua non si passa. Esatto. Excuse me. Where's the exit? It's just down the corridor, ma'am. Thanks. I'll be on my way then. Can I see the discharge letter first? Chiaro. The discharge letter. Veramente Lucas. Some of our patients. Sembra proprio Monkey Island. And aren't allowed out of the ward. For their own. Adesso noi con i rubinetti dobbiamo fare in modo di prendere la lettera. It's for the patient's safety, ma'am. If you haven't been discharged by the doctors, I'm afraid I can't. Abbiamo rubinetti, guanti e il bracciale. May I ask what your name is? Tornerò più tardi. Non voglio dirgli il mio nome. Please do, ma'am. We'll be right here. Potevamo dire che eravamo Ann Barton. Comunque, vediamo le cartelle. Ok. Lettera di dimissione. Noi dobbiamo distrarre l'infermiera per prendere la lettera. Questo veramente è molto David Tentacle e simile. Eh? Esatto, alienato, esattamente. Dobbiamo iniziare ad usare i guanti con il rubinetto. Una cosa del genere. Allora. No. Premo l'acqua calda, mi sa di più peso. Poi. Ma che strano. Salvato fa il rumore di qualcosa che viene versato. Premo l'acqua calda ovunque, ma non sto veramente riuscendo a trovare un senso a questa cosa. Ma sei sicuro che stai interagendo con le... Fa abbastanza cagare qua. Cioè sto facendo interagire il guanto. No, ma non è. Boh, ho acceso dei rubinetti. Qua ci sono dei fiori che lei si rifiuta di prendere. Tabella di medicina può solo essere letta, quindi non posso sostituirla o cosa. Infatti volevo allagare tutto. La porta del bagno. Ah, capito adesso. E c'è qualcuno ancora. Hello. I guess I should wait my turn. Magari abbiamo un dialogo nuovo. Tipo, guardi che... I feel much better now. Can you please discharge me? I'm glad to hear that.
But I can't discharge you until Dr. X sees you. He should be doing his round very soon. Please return to your bed and wait. Potrebbe essere un trigger, eh? Can I make a phone call, please? Oh, yes, of course. But the phone's being used at the moment. Can you please come back in 5 minutes? Thanks. Strano. I feel much better now. Can you please discharge me? I'm glad to hear that. Ah, che cretino. But I can't discharge you until Dr. X sees you. He should be doing his round very soon. Please return to your bed and wait for him, all right? Il telefono in bagno, dite? Is Liz here? And who's Liz? That young nurse who was here last night. Mm. Black hair, very chatty. She said her name was Liz. Non dirmi che ce la siamo sognata. I'm sorry, a lot of people come through here. I can't remember everyone's name. Can you return to your bed now, please? It's nearly time for your medication. I can't be chasing around after every single patient. Beg your pardon? Look, I'm very busy at the moment. I'll come and talk to you in a minute, all right? Sorry, ma'am, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Troppo presto per ottenerla. Right. It seems that a discharge letter is the only ticket out of here. E abbiamo fatto avanzare il tempo. Semplicemente parlando. Ed è la paziente della stanza 2, si domanda a questa paziente. Non siamo noi quelli della stanza 2, scusate. Boh, si vede il contrario. Sì che siamo noi. Ma siamo noi della stanza 2. Somiglia a qualcuno che conosco. Hi. Are you all right? Can we talk for a minute? I can't talk. Please, just leave me alone. Oh, I mean you no harm. I'm trapped here. Just like you. Trapped? I don't know. It's just so hard to think without it. But you're a stranger. And you're not one of those lovely nurses. Lovely either. Nurses. They look after me so well. I trust the nurses like I trusted my mother. Addirittura. I just want to talk. I need your help. Unless it's mother who sent you. Was it her? Please tell me it was her. Yeah, sure. I'm a good friend of your mother. I miss her so much. I can't remember you very well. But you should know this. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. Yeah, sure I do. Now, let me ask you. What is it? Oh, well... What is my mother's name? Non abbiamo... Lei è Anne Barton. Elizabeth. Elizabeth. No, you're wrong. No. Leave me alone. Please, just leave me Il alone. Il nome della madre. E rimane qui come enigma. Però possiamo andare in bagno, presunto bagno. Sì. Pattumiera. Biglietto, specchio. Campanello. E water. Questa non è stata una bella idea, ma non credo sia un gioco dove puoi fare cose irrimediabili. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Copritevi gli occhi.
campanello può essere importante perché chiamare per assistenza. Non riesco a guardarmi, eh? Una grossa scheggia di vetro. Che non c'è male, per l'ospedale dei suicidi. Biglietto, leggi. Non scrivete più messaggio allo specchio mentre stiamo avendo difficoltà nelle fasi della imprevista assenza del nostro addetto alle pulizie. Chiediamo ai pazienti di essere cortesi e aiutare a mantenere il parto pulito. Noi abbiamo una cinghia dei guanti a pattumiera. Uno di questi contenitori per la medicazione. Che strano oggetto, eh? Facciamo andare l'acqua calda ovunque, per motivi che ignoro. Lei dovrebbe essere ancora lì. Ma non sto proprio... Dobbiamo mettere insieme tutti gli elementi, non... Sono coppette di carta plastica per le pastiglie. I guanti nel water, esatto, li faccio fallire a suono di bolletta. No, i guanti nel water non è affatto una cattiva idea, anzi, i guanti nel water potrebbero intasarlo. E il nome della madre? Non saprei. Sapete cosa facciamo? Lo facciamo next time perché sto veramente crollando come una pera cotta. Mi sta veramente calando la palpebra, ragazzi. Non sono più abituato a fare le live serali. Devo un po' riprendere l'abitudine. Ci fermiamo qui per questa sera, perché se no perdo lucidità. Ci stava Anne Barton, il suo stesso nome? Sì. Beh, lo facciamo lunedì prossimo. E non è Natale, vero? So che c'è Natale, ma Natale è nel weekend. Quindi noi non dovremmo avere nessun tipo di problema. Esatto, il 25 è sabato, il 26 è domenica, però non ci frega niente. Il 27 alle 9 siamo di nuovo qui con The Cat Lady. Sì, è molto cambiato il mood. Molto, molto bello comunque. Cioè, per adesso, soprattutto la prima parte, veramente d'impatto, interessante. E figata, è un gioco che si porta avanti volentieri. E, va bene, ragazzi, domani è martedì, ci vediamo alle 15. E vi ringrazio moltissimo per aver seguito. Ora farò crashare il gioco per chiudere la live. Il salvotto l'abbiamo fatto, nel dubbio ne faccio un altro. E ottimo ragazzuoli, questo ovviamente verrà esportato un pochino alla volta su Wesaplay. State benissimo, grazie mille per aver seguito. Se volete ci vediamo domani alle 15 in live. Ciao ragazzi, buonanotte.